Mister, si può parlare di momento positivo oltre ai risultati anche le prestazioni, poi vabbè, il finale di Novara Pergolettese unico, cosa ha portato nel lavoro della settimana? Ha portato carica, carica forse è la parola più, l'aggettivo più giusto, perché ci voleva proprio, ci voleva anche una vittoria in quella maniera, così una vittoria sporca, ma ci ha dato il segnale che comunque questa è una squadra che anche, come ho già detto anche in altre volte, in altre circostanze, è una squadra comunque sempre, comunque viva, con le difficoltà che tutti riconosciamo, ecco, però è una squadra che comunque vuol sempre comunque mettere tutto in campo, ma non solo in campo, perché poi dopo se andiamo a vedere è frutto di un quotidiano dove anche negli allenamenti tutti danno il massimo, tutti cercano di dare il meglio di se stessi e fortunatamente è arrivato stavolta un risultato positivo anche se poi bisogna essere obiettivi, come anche altre volte ho detto, magari sono arrivate delle sconfitte oppure delle partite magari fatte perfettamente bene dove non abbiamo raccolto nulla. Questa volta magari non abbiamo fatto una partita bellissima sotto magari l'aspetto tecnico, ma alla fine fortunatamente siamo stati premiati. Ecco, sono punti pesanti, pesanti, perché comunque ci permette di, così, di vivere anche le prossime partite con, tra virgolette, meno ansia, anche se comunque c'è, perché comunque la classifica è ancora bruttissima. Però ci permette di così di affrontare sicuramente le partite con un altro piglio. Manca adesso ti aspetti la conferma, diciamo, su un campo comunque di difficile, di una fra virgolette di diretta concorrente, anche se è andata in classifica un po' Sì, male. fino a qualche settimana fa era una Sì. nostra diretta concorrente, vedete come nel calcio. In questo campionato basta poco, che vuol dire poco, nel senso basta vincere magari due o tre partite di fila che le cose possono rimettersi a posto, sia in positivo chiaramente, parlo anche in negativo purtroppo, e quindi loro, la testimonianza che fino a un mese fa, forse anche meno di un mese fa, erano in difficoltà a livello di classifica, a livello un po' generale, invece adesso con qualche vittoria che hanno fatto si sono sicuramente messi a posto, ma detto questo, loro è una buona squadra, con buonissime individualità, soprattutto nel reparto offensivo, quindi una gara da interpretare bene, ma soprattutto farla bene, cercare di stare bene in campo, di essere propositivi come lo stiamo facendo, ma soprattutto, cosa che dobbiamo ancora migliorare, cercare di fare ancora meglio la fase difensiva. Da questo punto di vista, qual è il salto di qualità che manca? Tu hai spesso parlato di errori individuali, si può migliorare anche di gruppo, cioè nel senso nel momento in cui magari il singolo non ci arriva, ci si aiuta o ci sono delle situazioni in cui No, ci obiettivamente. sono delle situazioni dove questa cosa si può migliorare, che è il gruppo, che è l'aspetto difensivo, qualche situazione sicuramente ci si può lavorare sul campo, mentre sulle scelte individuali che deve compiere ogni singolo giocatore, quella cosa lì è personale, quindi il giocatore sa a quel momento qual è la scelta che deve fare, quindi non si può insegnare e quella cosa lì purtroppo è più individuale. Però vedo che comunque, ripeto, queste problematiche ce le abbiamo un po' dall'inizio, sperando che con il tempo la squadra possa crescere anche a livello individuale, quindi migliorare soprattutto questo aspetto e che poi ci permetterà anche di fare partite migliori. Questo ne sono convinto. Se non ci sarà di uno per squalifica. Non c'è Di Munno, ieri purtroppo si è fermato Rossetti, e adesso da capire se il problema muscolare anche lui. Più no che sì per la partita e quindi probabilmente si potrebbe aggiungere Rossetti. Caradonna. Caradonna, anche lui si è fatto male, anche lui ne avrà per un mese e mezzo, 45 giorni, sì, anche lui, tutti purtroppo problemi muscolari. Ma a questo proposito, non è che allenandosi sempre su questo terreno sintetico i giocatori ne risentono, perché Ma no, adesso sì. stiamo avendo una serie di problematiche. Sì, no, i muscolari, tanti muscolari, infatti è proprio un discorso che stavo un po' affrontando stamattina e in effetti sono tanti, troppi, e quindi non so se è sintetico, non lo so, io per tanti anni, quando allenavo la primavera, mi sono sempre allenato sul sintetico e grossi problemi non ne ho mai avuti.
non so se è sintetico, non so se qualcos'altro, ma in effetti adesso iniziano a essere Nessun recupero? tanti. No, no, Gerardini, Ah, che comunque si Gerardini, fa. Sì, Gerardini. si è allenato in gruppo, ha fatto le ultime 3 sedute, compreso oggi, e quindi chiaramente lui è un po' che fermo, quindi la condizione va un po' così rimessa a posto, però è quello che è recuperino. Lui è un giocatore che comunque ci può dare vivacità, ci può dare imprevedibilità, quindi secondo me è un buonissimo rientro. Quindi tutte queste problematiche ti restringono Sì, sì, sì. Le le scelte di come volevi scelte, ma soprattutto anche affrontare la capire come partita. funziona, come uno poi vuole interpretare la partita. Tante partite si vincono soprattutto nella metà dei secondi tempi, guardiamo noi l'ultima partita. Quindi tante volte magari anche le mie scelte sono, come posso dire, pensate non per un discorso degli 11 titolari iniziale, ma per quanto riguarda poi tutto l'arco della partita, per cui anche su questa cosa io ci lavoro tanto, ci penso tanto, e per cui secondo me perdere dei giocatori in questo momento è una cosa molto molto negativa, e quindi è un dispiacere, perché comunque almeno con la rosa al completo potrei avere proprio tutte le scelte possibili, ma ripeto, non dal primo minuto, che quello poi le scelte sono quello che poi ho in mente di fare, o come voglio preparare la gara, o come la voglio soprattutto affrontare, ma soprattutto poi nell'arco di tutta la partita. Ecco, questo sicuramente con l'assenza probabilmente anche di Rossetti ci potrà un pochettino penalizzare. A proposito, Scarpini, come l'hai visto in Guarda, questa Stefano è un ragazzo, settimana? intanto ragazzo un professionista. Se lui è arrivato ancora a giocare a questi livelli, vuol dire che non solo lo sta dimostrando, ma non c'era bisogno. Tanto è un professionista esemplare che dà esempio nello spogliatoio, per quanto si allena, per la dedizione, per l'esempio positivo che è all'interno dello spogliatoio. È un ragazzo che comunque a me serve e lo utilizzo spesso negli ultimi quarto d'ora, 20 minuti, ma non perché chiaramente non può fare una partita intera, assolutamente no, però è uno dei giocatori che nell'arco della partita è uno di quei giocatori che può incidere. Ecco, lui l'anno scorso nel suo percorso, spesso i gol che ha fatto l'anno scorso è quando entrava in partita in corso, e quindi lo vedo in questo momento, lo utilizzo in questo momento proprio in questa maniera, come sto facendo. Ecco, l'altro giorno c'era bisogno, non c'era bisogno, perché era un momento della gara dove pensavo di arrivare fino alla fine, poi mi dovevo tenere un cambio, è chiaro, però lui è sempre entrato con me, quindi ripeto, è un giocatore che è veramente da esempio nello spogliatoio, e non solo. Ecco, quindi sto apprezzando tantissimo quello che sta portando alla squadra, ecco, anche se non sta giocando tantissimo. Una curiosità, Rossi ti ha spiegato che il suo secondo rigore calciato in carriera, il primo l'aveva sbagliato. Cioè, era una scelta che avevate stabilito prima, si decide No, poi. io guardo, in quel momento lì di solito ci sono i rigoristi, perché si fissano i rigoristi, però in quel momento lì della gara non ho voluto dire chi doveva battere il rigore, perché ho visto che lui era talmente deciso quando ha preso il pallone, perché in quei momenti della gara non c'è bisogno di uno che sia uno specialista, perché l'aspetto emotivo è quello in quel momento più importante. Quindi ho visto che era molto carico, era molto attento, e dentro se lo sentiva, quindi io ero sicuro che avrebbe fatto gol, perché ripeto, per come ha preso il pallone, per come aveva voglia di far gol, ho detto, anche se, come tu che non sapevo, se in passato ne aveva battuti solo uno e ne aveva anche sbagliato, quindi quella cosa lì in quel momento non conta. Poi è chiaro, magari nell'arco della partita, se la situazione era differente da quella dell'altro giorno, è chiaro, probabilmente avrebbe battuto magari anche qualcun altro. Yes, le vicende societarie sono completamente fuori dal vostro panorama Ma io cerco di oppure. portarle fuori, anche se le dico, a me personalmente infastidiscono, perché devo essere sincero, perché comunque, ma non perché mi condiziona il lavoro, anzi, queste cose qua, per come sono fatto io caratterialmente, sono ancora più carico, ancora più motivato di quello che voglio trasmettere, trasmetterò alla squadra. Quindi questa cosa qui non c'entra nulla nel togliermi qualcosa, anzi, ripeto, sono ancora più arrabbiato dentro, perché ripeto, in questo mese tante cose un po'
sono un po' diverse, adesso speriamo, non so, che le cose si possano, non so, in qualche maniera rimettere a posto, però è una situazione sinceramente non è piacevole, assolutamente. Potrei anche non dirlo, ma ripeto, con questo a me non condiziona assolutamente niente del mio lavoro, ripeto, anzi sono forse ancora più incazzato e determinato nel portare avanti bene questo, soprattutto questo mio lavoro, ma riferito chiaramente alla nostra salvezza, che è quello che conta di più in questo momento. Cambiare qualcosa rispetto all'ultima formazione. Ma non vorrei cambiare tanto, anche perché adesso la squadra inizia un po' in qualche maniera a trovare certi equilibri, quindi poi io sono un allenatore che quando riesce a trovare un po' di equilibri cerca di cambiare il meno possibile, poi vediamo, anche se poi dopo io ho sempre tanti pensieri prima di arrivare alla partita, intanto poi cerco di svilupparli al meglio e poi quando sono sicuro di aver trovato la formazione poi la propongo, però ripeto, penso di cambiare veramente poco rispetto alla partita Tu di che ieri. partita ti aspetti? Che lui sale Ma venga. io mi aspetto una partita dove loro sicuramente avranno anche dominio territoriale, è una squadra che comunque io ho visto quasi tutte le loro partite, è una squadra che comunque arriva al risultato tramite anche il gioco, avendo tante abilità, soprattutto nel reparto offensivo, e hanno un allenatore che comunque ha la possibilità di conoscere l'ambiente e la squadra perché ci lavora da diverso tempo e quindi hanno tutto quell'aspetto lì a loro favore. Però ripeto, tanto ogni partita per noi sarà una partita sempre complicata, difficile e quindi sappiamo benissimo che andremo sempre incontro delle difficoltà. Però quello che in questo momento mi preoccupa è che la mia squadra possa ritrovare sempre risorse, sempre quelle cose che servono per arrivare poi all'obiettivo che è sempre il risultato, un risultato positivo. Siamo a fine novembre, ormai quindi si va già anche in chiave mercato. Tu hai delle idee chiare? Hai fatto già qualche richiesta? Ma io, è chiaro che, come ho detto prima, la prima cosa che ho detto era quello che bisognava togliere il minutaggio. La società, devo dire, mi ha accontentato, non era una cosa così scontata, quindi per questo mi ha fatto molto piacere che non ci sono stati proprio problemi di nessun tipo, ecco, quindi questa cosa. E poi è chiaro, mi aspetto che comunque questa squadra vada rafforzata, ma non perché comunque c'è bisogno di una rosa un po' più completa, perché comunque ci sono ancora tantissime partite, per cui noi non ci possiamo permettere assolutamente abbiamo capito, no, che siamo un po' in difficoltà e quindi il girone di ritorno non possiamo permetterci di andare ancora in difficoltà, assolutamente. Se ci sono le possibilità di poter fare acquisti, e come credo che sia quello che mi hanno detto, ci sono le possibilità di poter fare degli acquisti e quindi noi dobbiamo cercare soprattutto di fare acquisti, ma soprattutto di non sbagliarli, perché sennò poi dopo diventerebbe una situazione veramente drammatica. E allora noi in questo momento sappiamo che dobbiamo arrivare fino a gennaio, ma la squadra è compatta, la squadra vuole lottare fino alla fine e poi quando sarà il mercato ci concentreremo sul mercato. Ecco, l'importante è che arrivino giocatori per le caratteristiche che posso chiedere io, per quello che ci può servire e se tutto avviene sicuramente il campionato del Novara sicuramente cambierà, questo ne sono convinto. Non penso che abbia detto perché c'era l'indiscrezione, come tu diceva, Gattuso ha già fatto delle richieste, ma la risposta è stata non ci sono soldi, al massimo si procede per cambi. No, io questa cosa qui la devo affrontare bene, perché ripeto, io anche se ripeto, sono stracontento e rifarei mille volte questa scelta, ma cioè, io non sono venuto qui a perdere del tempo, non sono venuto qua a fare, io sono venuto qua perché è una piazza questa che merita tanto. E quindi siccome merita tanto, io cercherò di fare il possibile affinché questa piazza possa fare un campionato all'altezza di tutto quello che c'è qua a Novara. Ecco, per cui combatterò con i giocatori che ho sul campo per raggiungere i risultati e combatterò perché si possa sicuramente migliorare questa squadra. Questo lo farò perché sennò altrimenti non ha senso neanche la mia presenza qua. Io, ripeto, non sono venuto qua a vivacchiare o passare del tempo o fare il pendolare, ma sono venuto qua a lavorare, ma soprattutto portare l'obiettivo
della salvezza in un posto dove sono veramente legato.